tutti, grazie per essere venuti. A quanto pare abbiamo scontato a sufficienza le maledizioni del protettore dei vegani, che ha fatto pagare a tutti quanti i relatori in qualche modo la decisione di parlare di questo tema. Tra l'altro nel mio caso è una punizione, non dico esagerata, ma io non è che parlerò proprio soltanto di carni, ma farò più o meno un quadro su quelle che sono le disuguaglianze sociali nell'alimentazione, riprendendo quella che era già stata abbastanza in maniera simile la presentazione fatta all'AIE quest'anno. Appunto l'AIE, come sappiamo, è dedicata a un rapporto tra salute e tra alimentazione e salute, e in particolare si è molto parlato di quanto la dieta mediterranea sia un fattore protettivo della spannometria italiana. Una protezione che sembrerebbe ad esempio riproporsi nella mortalità. Se noi vediamo la mortalità, i tassi di mortalità per maschi e femmine in 22 popolazioni europee, possiamo vedere come in entrambi i generi le popolazioni d'Europa meridionale, e quindi quelle in cui la dieta mediterranea è maggiormente diffusa, abbiano una protezione nei tassi di mortalità. E qui è la dieta mediterranea è stata spesso indicata come uno dei fattori che spiegano questo fenomeno. Ma non si tratta soltanto di questo. Se infatti stratifichiamo i tassi di mortalità per titolo di studio, possiamo vedere che sì, in tutta quanta Europa avere un basso titolo di studio è tendenzialmente associato ad un rischio di mortalità, una mortalità maggiore rispetto a quello che avviene per un medio o un alto titolo di studio, ma che la distanza tra i pallini è variabile in tutta quanta l'Europa, in particolare di nuovo nelle popolazioni dell'Europa meridionale la vicinanza dei pallini è più forte che negli altri paesi. Fenomeno che appunto è stato spesso spiegato come uno dei fattori nei quali ha contribuito la trasversalità sociale della dieta mediterranea, che appunto molto diffusa in tutti i segmenti sociali avrebbe garantito una sorta di resilienza all'impatto che le disuguaglianze sociali possono avere nella mortalità. Ma è davvero così? Questa trasversalità sociale è stata, non ne dico anedotica, ma spesso viene estesa e generalizzata a partire dalla diffusione di pochi alimenti, non di tutte le tipologie alimentari. Spesso si basa ad esempio sulla affermazione che frutta e verdura sono molto prevalenti in tutti i segmenti sociali, ma gli altri tipologie alimentari. D'altra parte, se osserviamo invece un altro outcome di salute come questo del body mass index, che è chiaramente associato all'alimentazione, vediamo che sia tra i maschi che tra le femmine in Italia in effetti hanno una prevalenza minore di queste due condizioni, però gli altri paesi europei di cui non ho indicato le etichette, ma sono tanti gli altri pallini. Però per quanto riguarda le disuguaglianze, invece, i rischi relativi ci fanno vedere come sia tra le femmine che tra i maschi il rischio di soffrire di queste condizioni è molto più alto per chi ha un basso titolo di studio rispetto a quanto avviene in altri paesi europei. Quindi, ovviamente questa slide può essere spiegata da altri fattori, come ad esempio le forti disuguaglianze sociali nell'attività fisica, che in Italia sono molto consistenti, ma basta questo fenomeno a compensare la diversità e la discordanza che c'era tra questa slide e la slide precedente? Quindi qual è in realtà l'impatto delle disuguaglianze sociali nell'alimentazione nel nostro paese? Proprio per rispondere a questa domanda abbiamo quindi condotto uno studio ecologico che aveva tre obiettivi, il primo di quale quello era di analizzare le disuguaglianze sociali nel consumo alimentare di specifici alimenti e in particolare di specifiche tipologie di stili di vita alimentari scorrette, vederne l'analisi temporale nel tempo e soprattutto cercare di capire se la crisi economica ha messo o no in crisi la dieta mediterranea nel nostro paese e la sua presunta trasversalità sociale, e infine quello di descrivere le specificità territoriali, demografiche che caratterizzano la diversa mappatura degli alimenti nei vari contesti geografici e anagrafici dell'Italia. Come materiali e metodi, in materiale abbiamo utilizzato le indagini multiscopo ISTAT sugli aspetti di vita quotidiana, utilizzando gli anni dal 2005 al 2012. Il 2011 è stato escluso perché la qualità dei dati su queste tematiche non era buona. Il 2008 perché l'abbiamo considerato come anno ponte di inizio della crisi, anche se la crisi ha avuto la sua recrudescenza più avanti, comunque la maggioranza della letteratura è concorde nell'affermare che il 2008 è stato il primo anno. E abbiamo dunque raccolto frequenze di consumo stratificate per istruzione, genere, ripartizione geografica ed età delle principali categorie alimentari, e quindi carboidrati, proteine e così via, di alcune abitudini alimentari come il saltare o meno la colazione, il controllare i quantitativi di sale nella propria dieta, e infine l'unico outcome di salute che era presente in questa indagine, che era appunto il body mass index.
Per quanto riguarda le carni in particolare, abbiamo avuto modo di vedere il consumo di carne bianca, rossa e suina. Quindi, come metodi, il primo metodo è stato quello di dicotomizzare i comportamenti scorretti, modalità di assunzione scorretti, i vari indicatori. Questo è stato semplice per alcuni indicatori, come ad esempio le verdure. Sapevamo che le raccomandazioni OMS ci dicono che un consumo plurigiornaliero è buono, è bene, minore è male. Quindi, questa cosa è stata semplice. In altri casi, invece, abbiamo dovuto costruire degli indicatori composti che andassero a sintetizzare le informazioni provenienti da diversi indicatori. Vedremo ad esempio quello delle carni. Abbiamo dunque stimato le prevalenze di consumo in tutta la popolazione e per come misura di sintesi delle disuguaglianze di salute abbiamo utilizzato la frazione attribuibile all'istruzione, quindi quanto si potrebbe ridurre l'esposizione a una determinata modalità di consumo alimentare scorretta se tutti quanti i gruppi sociali avessero il livello rilevato tra i più istruiti. Abbiamo dunque studiato la variazione relativa sia della prevalenza che delle frazioni attribuibili nel periodo prima e dopo la crisi e per osservare se la crisi economica avesse avuto un effetto o meno su queste presunte possibili variazioni abbiamo utilizzato le serie temporali interrotte testando la significatività dell'eventuale cambio di tendenza del trend prima e dopo la crisi. Come risultati abbiamo scelto di mostrarli appunto attraverso dei grafici di questo tipo in cui abbiamo nell'asse delle X abbiamo la prevalenza del consumo scorretto per tutti quanti le varie indicatori che abbiamo appunto raccolto. I vari colori stanno a indicare differenti categorie di alimenti e di modalità. Nell'asse invece delle ordinate abbiamo messo la grandezza delle frazioni attribuibili alle disuguaglianze sociali. Quindi, come primo impatto, quello che si può dire è che non sembrerebbe esserci una risposta del dire si mangia bene o male in Italia, perché questa risposta dipende dallo specifico alimento. Sicuramente una prima caratteristica della nostra indicazione è il fatto che per quasi tutti gli indicatori si rilevano delle frazioni attribuibili positive, quindi vuol dire che per la maggioranza degli indicatori in effetti ci sono delle disuguaglianze sociali nell'alimentazione a carico della popolazione più svantaggiata. Queste disuguaglianze tuttavia sono molto varie, vediamo che vanno da un 40 a un 0%, quindi non possiamo parlarne in generale come presenza di disuguaglianze, andiamo a cercare dei cluster e possiamo vedere che ad esempio per quanto riguarda frutta e verdure in effetti le disuguaglianze sono molto basse, semmai ci stupisce l'alta percentuale di popolazione che non raggiunge le raccomandazioni OMS, addirittura il 90% dei maschi, in questo caso sono una popolazione maschile, non raggiunge neanche il 5 a day. Preoccupazione che in parte viene moderata se osserviamo invece un secondo indicatore che abbiamo creato, un po' più italiano direi, che è appunto il 3 a day, in quanto comunque le porzioni che probabilmente l'OMS aveva studiato quando ha studiato le soglie di quantità e che poi ha definito in 5 porzioni probabilmente corrispondono a un 3 porzioni italiane, visto che siamo sicuramente più generosi nella quantità di frutta e verdura. Quindi su un 3 a day possiamo dire che scende a un 40%. Per quanto riguarda invece quello che interessa oggi e quindi le carni, possiamo vedere come nel cerchio grande vi sia appunto l'eccesso di carni rosse, l'eccesso di carni suine e l'eccesso di carni bianche e anche l'indicatore di sintesi troppe carni che stava a indicare il consumo plurigiornaliero di un qualsiasi tipo di carne. Possiamo vedere come per tutti questi problemi la prevalenza non sia troppo alta, perché conta tra il 10 e il 20% della popolazione, ma che le disuguaglianze tendenzialmente sono più alte di quello che abbiamo visto per frutta e verdura. Il poco pesce risulta ancora più grave la situazione perché ha lo stesso livello di disuguaglianze e unisce una forte prevalenza, ma laddove le disuguaglianze sono maggiori sono invece nei carboidrati e nel consumo errato di grassi, quindi di oli non pregiati o di burro e strutto per il condimento e la cottura delle pietanze. Come possiamo vedere è un problema che colpisce una quota molto ridotta della popolazione ma con forti disuguaglianze. Tra l'altro questo potrebbe essere ad esempio una delle cause che possono spiegare i forti livelli di obesità presenti nel nostro paese. Ovviamente il fatto che queste variabili
abbiano dei valori maggiori di frazione attribuibili per bassi valori di prevalenza e più ridotti per invece alti valori di prevalenza, è dovuto in parte anche alle costrizioni matematiche che vincolano la variabilità di tutti gli indicatori di sintesi relativi delle disuguaglianze di salute. In altre parole, cosa vuol dire? Se tutti qua, se il 90% delle popolazioni non raggiunge il 5 a day, vuol dire che questo comportamento è distribuito in tutti i segmenti sociali e quindi le frazioni attribuibili saranno sicuramente basse. Diversamente invece questo valore può variare per prevalenze minori. In ogni caso anche questo limite non ci impedisce di capire l'importanza di questa mappa nell'ad esempio suggerire la calibrazione degli interventi di prevenzione, che dovranno essere sicuramente più universalistici laddove la prevalenza è molto alta e non ci sono forti disuguaglianze, e andare a colpire invece quelle sacche vulnerabili nelle quali invece ci sono ancora abitudini poco prevalenti ma appunto con forte disuguaglianza. Non solo, questa mappa ci permette anche di fare un esercizio di priority setting. Cos'è più importante per l'equità? Sarebbe più, secondo voi potrebbe essere più importante lavorare su un'abitudine poco prevalente ma molto disuguale o su invece un'abitudine più prevalente ma iniqua? Una risposta a questa domanda, che può venire da tantissimi criteri di convenienza, criteri di capacità che abbiamo già sviluppato per attivare o meno risposte, ma dal punto di vista epidemiologico quantitativo uno degli aspetti può essere studiare gli impatti sull'intera popolazione, impatti che vengono calcolati moltiplicando queste due dimensioni, ovvero sia, vuol dire prendendo 100 persone a caso della mia popolazione, io so che eliminarne le disuguaglianze sociali nell'esposizione a un determinato argomento mi darà un determinato numero di persone che beneficeranno di questo intervento. Quindi ad esempio per i troppi grassi la frazione attribuibile era del 40%, ma colpisce soltanto il 4% della popolazione, con un beneficio, un impatto di 1.5%, ovvero sia per le 100 persone io so che se eliminassi le disuguaglianze nei grassi avrei 1.5 persone che beneficiano di questo intervento. Se lo faccio lo stesso per le troppe carni, vedo che ho un impatto maggiore. Basta questo per dire che agire sulle carni è sicuramente più importante che sui grassi? Ovviamente no, perché comunque cosa manca in questa mappa? Manca il legame con gli outcome di salute. Ad esempio, magari agire sui grassi, per quanto colpisca meno persone, potrebbe avere un beneficio perché è più legato ad alcuni outcome di salute. Quindi sicuramente mancano i rischi relativi che associano queste stime al loro impatto sulla salute. Ci stiamo lavorando, se è uno dei punti di lavoro che stiamo portando avanti nel progetto CCM sul piano regionale di prevenzione e di equity audit. Ma anche quando fossimo capaci di quantificare questi rischi relativi e di vedere l'effettivo impatto dell'esposizione alimentare scorretta, basta questo per definire un priority setting? Ovviamente no, in quanto questa mappa è vera ma soltanto sulla popolazione maschile generale. Se andiamo a vedere come si distribuisce per genere, per ripartizioni geografiche, per età, l'equilibrio dei vari punti potrebbe variare. Non varia molto per quanto riguarda le disuguaglianze di genere. In Italia non ci sono forti disuguaglianze di genere nell'alimentazione, almeno non sono tali da modificare l'equilibrio di questi puntini nella mappa. In generale le donne hanno una prevalenza minore di quello di esposizione alimentari scorrette e disuguaglianze tendenzialmente più alte, se non fosse proprio per le carni. Quindi per le carni invece c'è sia la prevalenza che disuguaglianze minori. Geografiche e di età invece vediamo che la cosa cambia. In questo caso ho riportato come si distribuiscono la variazione della prevalenza in termini di Z-score sull'asse della Schiste e delle disuguaglianze sull'asse delle ordinate. Quindi fatto 0 l'incrocio dei due assi ed è la situazione italiana, possiamo vedere che più a destra ci sono contesti più in cui la prevalenza è maggiore, più in alto quelli di disuguaglianza sono maggiori. Quindi geograficamente possiamo vedere che la carne rossa, in questo caso la carne suina, ma era esattamente pari alla carne rossa, è un'abitudine che colpisce in misura maggiore, in misura più iniqua, le regioni del nord-ovest. Per quanto riguarda la popolazione è sicuramente un comportamento che va diminuendo nel tempo. Vediamo che 20-34 anni è quella che è più prevalente e abbassandosi l'età diminuisce anche la prevalenza e aumentano contemporaneamente le disuguaglianze. Quindi
non stiamo adesso a interpretare questi dati, ma appunto ricordiamo che se dobbiamo cercare di fare un priority setting, sicuramente dobbiamo tenere in considerazione le specificità anagrafiche e geografiche. Se volete poi dopo possiamo tornare su questa slide. E quindi passando invece all'impatto della crisi in questo quadro, come ha modificato le nostre abitudini alimentari? In questa prima slide abbiamo messo a confronto la prevalenza prima della crisi, nel 2005-2007, quindi nell'asse delle X. Nelle ordinate vediamo come questa è aumentata o diminuita in senso relativo dopo il 2008. E in particolare, in maiuscolo in grassetto, abbiamo indicato quegli alimenti per i quali le serie temporali interrotte hanno dato una risposta positiva, ovvero sia c'è un effetto della crisi. Il primo aspetto è che le variazioni più importanti, sia verso l'alto che verso il basso, sono di cibi per i quali le serie temporali interrotte hanno dato esito negativo, ovvero sia sono effetti di contesto di lungo periodo. Tra questi ve ne sono alcuni, ad esempio, come la riduzione dei quantitativi di sale, la riduzione di popolazione che non fa colazione, o la riduzione di popolazione che utilizza cattivi condimenti per la cottura, appunto il condimento dei cibi, che potrebbero essere dei successi della sanità pubblica, che da tempo lavora su questi temi. Vedremo che in fondo è vero, ma fino a un certo punto. Se invece andiamo a vedere gli effetti della crisi, scusate, da una parte la crisi ha aumentato la mancanza di frutta e del raggiungimento delle quote del 3-a-day e del 5-a-day. Quindi in parte sembrerebbe aver modificato verso il peggio il consumo inadeguato di questi alimenti. Per quanto riguarda invece le carni, la situazione è carina, perché ci dice i pochi legumi sono, quindi pochi legumi sono diminuiti, sono aumentati i legumi seppur di poco. Per quanto riguarda le carni, l'eccesso di carni bovine e l'indicatore sintetico di carni è diminuito, quindi è diminuito l'eccesso di carni di questo tipo, a scapito invece di un aumento della bianca e della suina. Sembrerebbe quindi che la crisi avesse portato una sorta di compensazione nella modifica dei comportamenti di ingestione proteica, in particolare diminuendo le carni rosse più care rispetto invece ad altre tipologie, come invece la bianca e la suina. In realtà, se andiamo a vedere l'andamento anno per anno di tutte le tipologie di carni, possiamo vedere che questo non è neanche tanto vero, perché in realtà, ad esempio, per la carne suina e la carne bianca sì, c'è un aumento tra il 2007 e il 2009, ma probabilmente dovuto a una fine di effetti di trend di lungo periodo. Per tutte le tipologie di carni, con l'addentrarsi della crisi, la pendenza diventa negativa e significativamente diversa rispetto a quella precedente, sia per i maschi, che sono le linee blu, sia per le femmine, che sono invece quelle rosse. Quindi le carni sembrerebbero essere diminuite in generale su tutte quante le tipologie. Andiamo a vedere invece la variazione delle disuguaglianze. Quindi in questo caso abbiamo sull'asse delle ascisse abbiamo le frazioni attribuibili prima della crisi. Quindi sulla destra abbiamo tutti quegli alimenti per cui c'erano delle disuguaglianze a sfavore degli svantaggiati prima della crisi. E invece sulle ascisse, sulle ordinate, scusatemi, vediamo come queste sono variate in positivo o in negativo con la crisi. Cosa vuol dire? Concentriamo l'attenzione sui primi due quadranti, quindi laddove c'erano già disuguaglianze. Nel primo quadrante in alto a destra sono disuguaglianze a sfavore degli svantaggiati, che sono ulteriormente aumentate dopo la crisi. Sotto invece ci sono quelle disuguaglianze che si sono diminuite. Non hanno raggiunto, come vediamo qui, avessero raggiunto il 100%, i puntini qua sotto, si sarebbero completamente invertiti, un gradiente che era positivo sarebbe divenuto negativo. Mentre invece in questo caso sono semplicemente diminuite, rimangono disuguaglianze a sfavore degli svantaggiati, ma meno importanti di quello che avveniva prima. E quindi, per tutti quegli aspetti che avevamo visto prima, che erano modifiche di lungo periodo e che avevamo detto, bene, vittoria della sanità pubblica, in realtà questo è avvenuto perché i più istruiti hanno abbandonato più velocemente dei poco istruiti queste abitudini malsane. Quindi abbiamo avuto un miglioramento della prevalenza, ma un aumento delle disuguaglianze sociali, quindi è una vittoria, ma fino a un certo punto. Per quanto riguarda invece tutte le carni, quindi puntini blu e non soltanto, anche il poco pesce, vediamo che invece le disuguaglianze sono diminuite.
Quindi quella riduzione delle carni probabilmente avviene specialmente tra i meno istruiti, che probabilmente per disponibilità economiche minori hanno tagliato su questi alimenti. Quindi sembrerebbe quasi esserci paradossalmente un effetto positivo della crisi. In particolare i legumi sono ancora aumentati, c'era già un vantaggio a favore dei meno istruiti consumo di legumi che è ulteriormente aumentato, quindi forse, ma stiamo sul campo delle speculazioni, potrebbe essere stato un passaggio di consumo dalle carni verso altri alimenti proteici. A peggiorare questo quadro, che sembrerebbe essere quasi benevolo nei confronti della crisi, c'è invece l'aumento di snack e della frutta, per i quali c'è invece anche un aumento, ma questo ci interessa meno al momento. Quindi le conclusioni sulle frequenze scorrette di consumo, ricordiamo che non stiamo parlando di quantità, di qualità, ma semplicemente di frequenze di consumo, la dieta sembrerebbe essere ben radicata. Se noi invertissimo questo grafico, in questo grafico abbiamo soltanto riportato le cattive abitudini, le invertissimo e vedessimo le buone abitudini, possiamo vedere che olio di oliva, carboidrati e frutta e verdura, utilizzando degli indicatori meno restrittivi delle 5 a day, sono comunque ben radicati nella società, ma che nell'alimentazione comunque permangono alcuni elementi di criticità. Nella prevalenza di abitudini non della dieta mediterranea, come ad esempio il consumo sporadico di legumi, e ci sono eccessi di dolci e di carne, che seppure in riduzione comunque rimangono in eccesso con forti disuguaglianze, e in particolare disuguaglianze in alcune basi mediterranee, quindi nell'olio, nel pesce, nei troppi carboidrati e nel consumo di carne, di nuovo. La crisi non sembrerebbe aver avuto un grave effetto negativo nelle frequenze di consumo eccessivo, e paradossalmente avrebbe appunto ridotto quelle delle carni. Più preoccupanti sembrano i trend temporali di lungo periodo, sia perché alcuni problemi sono in aumento, sia perché quelli di riduzione, come abbiamo visto, invece hanno avuto un aumento delle disuguaglianze. Ma passando ai limiti, beh, innanzitutto il fatto che, come tutte quante le survey autodichiarate, hanno probabilmente un bias nelle dichiarazioni soggettive. Non sarebbe un problema se questo bias fosse distribuito equamente nella società, ma com'è? Chi è che ha mentito di più sulle frequenze di consumo, più o meno istruiti? È una domanda che dovremmo cercare di rispondere. La mancata rilevazione della quantità consumata, e quindi a parità di frequenza di consumo, più ricchi e meno ricchi potrebbero mettere più o meno quantità di cibo nel piatto, cambiando probabilmente le nostre considerazioni. E infine la mancata rilevazione della qualità, che è probabilmente l'aspetto più importante. Chi mangia peggio, anche a parità di frequenza e di quantità, probabilmente chi è più povero ha delle scelte qualitative peggiori, con impatti sulla salute. In particolare questi due aspetti di qualità e quantità potrebbero essere stati intaccati dalla crisi stessa. Come vediamo la crisi, in questo grafico vediamo le famiglie che dichiarano di non avere soldi per cibo, e possiamo vedere che con la recrudescenza della crisi, in tutte quante le ripartizioni geografiche tra il 2008 e il 2011 c'è stato un forte aumento di gente che ha problemi a acquistare cibo. Nelle regioni del nord questo trend sembra essere diminuito negli ultimi anni, nel sud e nelle isole è ancora in aumento. Se andiamo a vedere come è variata la spesa, tra il 2007 e il 2013 in effetti c'è stato, a parte la carne bianca, i legumi e le patate e ortaggi, per tutte quante le altre voci di consumo ci sono state forti riduzioni nella spesa. In particolare possiamo vedere che sono venute meno alcuni dei caposaldi della dieta mediterranea: frutta, pesce, pane, cereali, pasta e riso, olio di oliva. Per quanto riguarda le carni, invece, vediamo che in generale c'è stata una riduzione della spesa carnivora e in particolare di quella bovina. Infine, quindi, qual è l'effetto di questo problema? Vediamo che anche in questo caso questi due grafici mettono a confronto le famiglie che hanno dichiarato di diminuire la quantità e di diminuire la qualità nell'acquisto degli alimenti. Entrambi questi indicatori sono in aumento dopo la crisi. E di nuovo, questo aumento della riduzione della quantità e della qualità, come è stato socialmente distribuito? Probabilmente sono state le famiglie più povere a peggiorare la scelta sia di quantità che di qualità di cibo. Quindi anche in questo caso non soltanto c'è un effetto generale, ma un effetto della crisi probabilmente meno benevolo di quello che abbiamo visto attraverso le frequenze di consumo, perché probabilmente i più svantaggiati hanno peggiorato quantità e qualità delle loro scelte alimentari. Grazie.